Signore e signori, buongiorno. Avete sentito il Gubal, la nuova creazione di PanArt. Mi chiamo Felice Rohner, sono creatore del Han e del Gubal, insieme con Sabina Scher, Omri Hason e i miei due figli, Basile e Davide. Faccio una breve presentazione di questo strumento nuovo che rappresenta un'orchestra sulle gambe. Guardiamo le diverse sezioni dell'orchestra. Ecco la parte ricca delle percussioni. Il corpo del Gubal è un vaso, creato col famoso materiale brevettato PAN, un risultato di 20 anni di ricerca del PanArt. È una composizione di ferro e di una specie di fibri con carattere ceramica. Mettiamo il gubal fra le cosce che tengono la parte dello strumento che si chiama il gugal, grande come una testa umana. Le spalle, la parte dello strumento al torno dell'apertura al centro, ci dà suoni percussivi tipici per nostro materiale PAM. Ci fanno ricordare alla pietra o alla terra. Sollecitando il pistone d'aria nel collo del nostro vaso con la mano intera, si mette in funzione un meccanismo che si chiama risonatore Helmholtz. Questo suono basso, il gong, può essere dinamizzato posando l'altra mano dentro l'apertura. Con un sistema audio buono si può sentire frequenze basse fino a 40 Hz. La parte del gubal fra il collo e il ventre ha la forma di un anello che vibra in modo armonico. Si chiama il rinding. Eccitando insieme col basso arricchisce la pulsazione. Un suono come i corni alpini. La danza può cominciare. Ci manca ancora la sezione che dà melodie e armonie. Al torno delle spalle troviamo un cerchio di suoni diversi, un giardino pieno di flori sonori. Servono di completare la sfida che si chiama la composizione istantanea. Ecco il gubal. Ecco un ballo, come lo chiamiamo. L'uomo è come un'orchestra. Il suonatore del gubal, il gubalista, diventa il direttore.
di un'orchestra che suona la sua danza individuale.